Donereste la vostra storia di vita a chi è disposto ad accoglierla? Non mi era mai successo di smarrire la mia identità. Il mio nome era Davide Jersey. Ho trovato il tuo diario lì, dove mi avevi detto di cercare, nel caso un giorno tu fossi partito per un viaggio più lungo. Perché rivelarti la mia realtà sul domani? Leggevo fumetti di fantascienza. Sono pronto, amico mio. Quella domenica un venticello leggero soffiava sulla baia di Lerici. Davvero, quel poeta ha nuotato fin laggiù? Dicono che ci venisse anche a pescare e a cercare ispirazione per nuove poesie. Avevo una figlia. Ti voglio bene, papà. Torno a prenderti presto, principessa. Avevo un sogno. Darei l'anima purché mia figlia acquisti l'udito. Avevo una vita. In un mondo di illusioni e di speranze come quello in cui ho vissuto, io cos'altro sono se non un misero essere zeppo di rimpianti che come una pastiglia effervescente lentamente se ne va, dissolvendosi in acqua. Ed è pure inutile che cerchi conforto nel ricordo di quei giorni di primavera, quando ancora mi sentivo giovane, forte, eterna. Che giovamento potrei trarne se non un perpetuo penare e macerarmi in me stessa? La mia malattia. Un intruso che mi sta succhiando via la vita. Andate ora e portatemi altre donne, giovani, belle e soprattutto sane. Mi hanno visto. E non lasciate testimoni. No! Non farlo, ti prego, no! È successo. Davvero non ricordi? Lei, sì. Suprema. Il mio nome è Andrea Meyer. Cercavo una donna da abitare e ho trovato te, il bastardo che ha ucciso il mio cane. Cos'è questa, Angie? Una nuova realtà. La terra trabocca di gente, Davide. Siamo troppi. Malthus l'aveva predetto. Non c'è disoccupazione senza sovrappopolazione. Ma come fare affinché ognuno abbia un tenore di vita dignitoso? Perché mi sento così strano? The Nightmare, l'incubo. Il mostriciattolo siede sul corpo di una donna che, così dicono, il pittore svizzero Fuseli desiderò senza mai riuscire a possedere. Possedere, Davide caro. Dove mi trovo? Al sicuro. Perché vecchi, diseredati, esseri deformi, cosa sono se non popolazione superflua? La chiamano eugenetica, Davide, e poggia le sue basi nella visione dell'evoluzionismo darwiniano. Darwin, guarda caso, ebbe l'illuminazione per le sue teorie leggendo il saggio di Malthus. Vanessa. Credi alle combinazioni, Davide caro? Tu e io siamo compatibili. Potenze del cielo, mi vogliono sventrare. Qualsiasi sistema economico ha le sue basi nella terra e nell'agricoltura. Com'è vero che oggi chi controlla i geni controlla la stessa economia. No. Oggi chi controlla i geni controlla tutto. Non è possibile. Non c'è più nulla che mi ricordi la mia faccia. Nulla. Neppure il colore degli occhi. È soltanto il volto che ti preoccupa, sì? No, no! Che mi avete fatto? Come avete potuto? Benvenuto a Ucronia, figliolo. Mia figlia, ditemi di lei. Dimenticala. Scordati gli affetti, il tuo vecchio corpo, anche il tuo nome. Come Davide non esisti più. Per noi tutti tu sei Wayne. Darwin aveva torto. Non è mai il più forte che sopravvive, ma il più conveniente. No, no! Ed è l'abito che fa il monaco. Come diavolo ci sono finito qua dentro? Il tuo corpo si è formato in un incubatore placentare. Mi sono visto nascere. Andrea Meyer scelse per te l'abito migliore. Chi sono ora? I miei ricordi in una creatura costruita su misura. Sei di più, Wayne. Sei un'anima trasfusa in un corpo. Riuscirò a tirarti fuori dal coma in cui sei caduto. L'altro è sempre una versione di te stesso. I miei riflessi
Sono più veloci di quando ero Davide. E anche i miei tempi di apprendimento. Non vuoi ammetterlo, ma sei cambiato anche dentro. Riuscirò ad evadere da questo sistema. Per Vanessa. Il tempo è soltanto un inganno. Quanto oltre può ancora spingersi il mio concetto di io? Ogni organo è un collettore. Migliore la sua forma, più efficace la sua funzionalità. Mens sana in corpore sano, disse Giovenale. Ti sono stati donati i geni migliori, Wayne. I più adatti, i più convenienti. Starà a te d'ora in avanti farne buon uso. Ora so chi siamo.